Benvenuti a tutti ragazzoni, oggi affronteremo in questo video il primo eroe di Ravenswatch, in abisso, ovviamente in incubo 9, la massima difficoltà che c'è in questo fantastico gioco. Con la prima abilità che abbiamo preso, che si chiama mutaforme, che possiamo benissimo vedere qui, mutaforma, e avremo la possibilità, ragazzi, di trasformarci grazie alla nostra abilità tratto da forma umana a forma lupo, noi essendo dei licantropi, perché la nostra Scarlet, ovvero in ambito fiabe parliamo di Cappuccetto Rosso, come nella storia Cappuccetto Rosso, lei ha come nemico il suo acerrimo nemico, sarebbe il lupo cattivo. Di conseguenza, in questo mondo di Ravenswatch, lei è un licantropo. Di conseguenza, il lupo è dentro di lei e ogni notte si può trasformare se non abbiamo l'abilità mutaforma. Mentre se abbiamo l'abilità mutaforma, la nostra Scarlet si può trasformare ogni volta che clicchiamo l'abilità Q, ovvero questo. E ci trasformeremo nel lupo cattivo. Ma siamo sempre Scarlet. Ovviamente le abilità cambieranno. E ci saranno delle altre abilità. Adesso non è il caso di affrontare subito il Grimorio. Ma la prima cosa da fare è cercare un forziere o dei cristalli. Questo è il forziere, ragazzi, quindi cerchiamo ovviamente di schiare prima tutto gli attacchi di questi piccoli infamelli. E poi abbatterli tutti insieme, ovviamente. Cercare di abbatterli tutti insieme. L'abilità più potente, ovvero del nostro lupo cattivo, è quella di curarsi grazie alla sua abilità di difesa. È l'abilità più forte che ha, più che altro grazie al res della vita. Che su Ravenswatch non molti possono farlo, anzi, praticamente quasi nessuno può curarsi con le loro abilità. Ok, abbiamo liberato il forziere e lo apriamo subito mettendo. Quando si arriva alla. Ok. Questo oggetto, ragazzi, ci darà modo che quando arriviamo alla vita critica ci curerà di un tot. Meno male, buona, perché almeno se siamo in forma umana non dobbiamo per forza trasformarci. Andiamo ad affrontare invece questo che. Basta solamente prendere questo, possiamo anche darci dopo le gambe levate, tanto è questo il punto focale. Ma ovviamente essendo un livello così basso, bisogna assolutissimamente abbattere i nemici. Attenti subito agli attacchi. Battiamo per fare il livello in più. E ci hanno ammazzato, come brutti scemi. Rigenerazione. Che faccio insertare la rigenerazione? Mannaggia. Ok. Livello in più, quello che stavo aspettando. Mettiamo attacchi ampi. Abbiamo il 40% di agilità in più. Da potenziare ancora, ovviamente. Allora, livello 2, quindi abbiamo acquistato un'altra abilità in più. Allora, quali sono le abilità fondamentali della nostra Scarlet barra lupo mannaro? Allora, l'attacco normale, facciamo della nostra Scarlet, quindi torniamo in forma umana, è un attacco con le sue lame che ci darà modo ovviamente di potenziarlo ogni due. Mamma mia, andiamo contro i nemici più facili per parlare questa cosa. Ogni due attacchi, ragazzi, acquisteremo un punto combo, che è quello che vedete qui sotto la vita. Sono queste due lame che vedete qui sotto la vita. Come consumare questi punti combo che abbiamo qui sotto? Basta solamente attivare l'abilità potere, che per ogni punto combo speso l'attacco aumenterà del 50%. È tantissimo, è un boato veramente del 50%, raga. Tantissimo. E questo ci aiuterà ovviamente a distruggere, devastare tutti coloro che sono qui intorno.
Ok, andiamo avanti, facciamoci un po' di rigenerazione vita intanto. Il nostro lupo. Cerchiamo ovviamente di andare in tutti i punti di interesse ed eseguirli prima possibile, tranne l'abilità, ragazzi. Questo qua è il punto esclamativo che vedete in mappa, che siamo appena scappati da questo punto esclamativo. È una missione secondaria. Questa missione secondaria è molto molto lenta perché dobbiamo prendere tante cose e non possiamo farla nell'ultimo perché non conviene con il tempo. Non abbiamo il tempo per fare queste cose. Mamma mia, sono quasi shottato, ragazzi. Va bene. Grazie, gioco, perché sei così clemente con noi. Mamma mia. È veramente quasi shottato. E che cavolo. Ok. Andiamo a ricuperare un po' di vita e poi ci trasformiamo in Scarlet, se conviene, eh? Perfetto. Andiamo, come siamo pure un po' più veloci, forse. Perfetto, andiamo a battere anche questo cristallo. Sì, due volte. Mamma mia. Perfetto. Cerchiamo tutti i punti di interesse più in tutta la mappa, ovviamente. Qui ci sta. Oh, questa è tosta, raga, ma ci possiamo fare. Guarda che ci è capitato poi dall'altro. Grazie gioco, tu sì che sei un gran gioco. Perfetto, prendiamo tutti questi punti, ce ne andiamo subito. Perché non possiamo affrontarli ancora questi qua, che sono troppo forti. Poi c'è il ragno che ci blocca, raga, è veramente un fastidio impressionante. Continua la nostra corsa. Ok, questo dobbiamo affrontarlo tutto perché aprire l'occhio è un gran acquisto di punti esperienza, perché ci potrà aprire. Questo che mi dà molto. Aspetta un secondo. Consumazione, così acquistiamo un po' di punti vita. Ok ragazzoni. Perfetto, battiamo gli ultimi rimasti. Prendiamoci questi punti vita rimasti dalla tizia. Ok. Aprendo questo, ragazzi, prendo tutti i punti di interesse con l'occhio, acquisteremo 200 punti di 200 punti esperienza e l'occhio ci darà modo di vedere tutti i punti di interesse sbloccabili intorno. Ed è molto molto buono comunque. Qua vicino a stonfamone ci dobbiamo beccare questo. Oh, questo ragazzi può essere skippato tutto no, si sono svegliati però. Scappiamo un attimo per far riaddormentare i nemici. Ok, così dobbiamo affrontarli per forza, purtroppo. Battiamo lui e uccidiamo lui. Ok. Questi dobbiamo per forza uccidere, non c'è via di scambio, di scampo contro loro, purtroppo, ma scapperemo all'attacco degli altri, ragazzi, quindi è comunque molto buono. Attiviamo l'abilità. Andiamo a battere gli ultimi rimasti. Ok. Ci siamo. Mamma mia, sti ragni che urto. Ok, trasformiamoci, prendiamo il fendente che è molto buona e skippiamo gli alberozzi qui. Aprendo questo, illusione, causa danni, riduce il tempo, recupero del potere, scatto potere. Potere, vai, che l'attacco è molto potente. L'abilità del potere è uno degli attacchi più potenti che abbiamo, ragazzi. Qua intorno vediamo se c'è qualcosa, qualche cristallo nascosto. Se no ci andiamo a fare il libro che abbiamo lì. Via via via. Scappare, darsi a gambe levate da loro. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo a fare il grimorio, ragazzi. Una dell'unica, tra virgolette, punto di interesse a tempo.
Abbiamo fatto bene, anche perché questo qua non era per niente facile. Perfetto. Bello l'attacco fendente che si attiva ogni tot, raga. Veramente fortissimo. Vado a uccidere questo e gli ultimi rimasti. Perfetto. Grimorio aperto, completata la missione. Ovviamente migliora pensamento casuale due volte. Ok, gittata e attacco. Molto bene. Ci sono rimasti gli ultimi giù in fondo da fare, andiamo subito. Qua non c'è niente tecnicamente. Dobbiamo scattare, raga. Dobbiamo andare più velocemente possibile giù in fondo a destra e controllare tutto quello che c'è lì, perché ci saranno sicuramente punti di interesse non comuni e punti di interesse rossi, ovvero la massima difficoltà che ci sia. Dai, 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 corri, corri. 4 secondi abbiamo, ok, di timing. Come lo scatto più o meno? Pure lo scatto sono più o meno 3 secondi di ricarica. Cosa c'è qui? Ok, molto, molto bene questa cosa. Perfetto, abbiamo preso i cosi, ce ne andiamo. Anche se potremmo benissimo affrontarli questi, comunque non sono una difficoltà troppo alta. Ok, sono riuscito pure a schivare tutti gli attacchi, i loro attacchi del cavolo. Vai, vai, abbiamo ucciso questo qua. Via, via, via. Perfetto, questo è addormentato. Ciao, dove vai? Dove andate? E poi li nascondete sotto. Ciao, bello, buonanotte. Perfetto. Continua il nostro scatto. Il nostro scatto felino. E vabbè, ci ha distrutto, vai. Torniamo in forma umana e scattiamo il più velocemente possibile. Perfetto. Che abbiamo qui? Che abbiamo qui? Ok. Molto bene, molto bene. Affrontiamo ovviamente, essendo comunque a livello basso, possiamo affrontarli comunque. No, 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 mamma mia, di poco. Uff, tosta questa, questa è stata veramente tosta, devo dirlo, ragazzi. Ho rischiato la morte, ho rischiato la morte. Ma ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Mettiamo sto alberozzo. Perfetto, tutti, sono tutti iti. Ma non c'era niente, ah, ci stava nel cristallo, giusto. Abbiamo fatto un po' di punti esperienza, ci servono assolutamente il prima possibile altri punti esperienza. Mamma mia. È il giorno, quindi, ok. Via, via, scappa, scappa. Mamma mia, che male. Scappa dall'attacco. Ok. Ci siamo, ci siamo. Ovviamente, fortuna, iniziamo a diventare un po' più potenti. E è un po' più facile affrontare anche questi un po' più grandicelli, ragazzi. Ok, forziere rosso. E ci mettiamo. Un attacco potere 20%. Riduzione. Allora, riduzione del recupero è buona. 20% danno è veramente interessante, molto interessante. Perfetto, e mannaggia loro. Poi che c'è? Un grimorio? Bene, però il grimorio lo farei quando ho preso anche altra roba. Adesso il grimorio è un po' un rischio che non vorrei affrontare, sinceramente. Ok.
Mamma mia, matti comunque. Sono proprio matti. Che affrontare una cosa del genere è veramente da matti. No, c'è Lillard, raga. Vita a morte, sti infami. Mamma mia, no. Lo muovo cura. Devo scappare. Come si fa? Ma perché? Sperando che non ci ammazza. Strano, ci ammazza quello, raga. Vabbè. Boh, non lo so. Non l'ha curato. Dai, subito. A morte subito lo mettiamo. Generazione, forma buona per ottenere velocità e movimento. Salute massima, attacco speciale in fiamma. Qua c'è un boss. Di quanto ci abbiamo? 870 unità da lanciare potenziale, raga. Pure ora. Dei potenziamenti. Dobbiamo ovviamente fare il livello più velocemente possibile, come già detto 30 miliardi di volte. Sboom! Eh sì, però abbiamo preso. Cioè, loro è male, mi hanno fatto. Ok. Il maestro lupo si sveglia tra un giorno. Solo un giorno manca, raga. Pochissimo un giorno. Torniamo qui. Ci potenziamo le abilità. E poi torniamo ovviamente ad affrontare qui sotto. Allora, mutaforma, no. Speciale. Poi aumentiamo. Uno casuale in più. Critico aumentato. Danno in più. Ok. Andiamo. Siamo messi bene, quindi scattiamo in giù. Andiamo a farci questo pezzo di mappa sotto in basso a sinistra. Ok, ora le chance da fare molte cose è tutto aumentato, perché abbiamo veramente tantissime chance in più, danni in più, tutto molto aumentato, questa cosa ci piace molto. Bam, trasformazione, ovviamente danni impressionanti del nostro lupacchiotto. Guarda che infame sei, eh. Che pensano di fare questi? Contro il nostro lupo super potenziato. Il nostro lupo super potenziato. La nostra Scarlet. Mamma mia, comunque i danni che fa, eh. Più avanti, vedi, i danni li fanno anche tanti, eh. Ci possiamo rifare almeno. Ci facciamo sicuramente, ci rifacciamo. Ok. Abbiamo pochissimo tempo. Io volevo cercare di prendere pure la... l'ultima, mi sa che non ci riusciamo, raga. E vai, attacco in più, ancora in più. L'unica cosa da fare adesso è cercare di andare un po' più in alto. E poi ovviamente andare a fare Grimorio, raga, come ultima cosa. Che se forse è meglio farla subito il Grimorio. Oh, vediamo un attimo. Qua cosa c'è? Oh, un occhio buono, l'occhio buono. Almeno ci dà pure bei punti esperienza. Subito a fare l'occhio e poi andiamo a fare subito il Grimorio. Vai. Boh, bello. Quando è super potenziato, raga, diventano veramente fortissimi i nostri eroi di Rameswatch. Metà. Spero che sia il tempo perfetto. Mannaggia, devo pure battere sti infami. Qua andiamo a fare il Grimorio. Vai. Subito a far Grimorio al volo. Diciotto. Almeno ho fatto Grimorio. Non ci serve neanche potenziarci. E prenderemo subito i punti esperienza. Easy proprio. Però abbiamo battuto subito questi. Che sto infame cura, raga. È un urto che io non posso concedermi adesso. Mamma mia. Ok. Via. Battilo subito, lollo. Esplosione di questo che mi dà un urto pazzesco.
Ok, vai. Battiamo pure questo e via. 10 secondi. Ok, ce la facciamo, tranquilli proprio. Vai, grimo riaperto. Punti esperienza. Porco cane, perfetti, raga. Manca veramente così poco che... Infatti dove stanno? Eccoli, eccoli. Vai, battiamo questo e ci facciamo il livello in più. Bomba, bomba, raga. Una bomba. Pronti ad affrontare il grande maestro, il grande enorme maestro dei sogni. Abbiamo forse qualcosa del vantaggio di qualcosa. 7 3 2 1, vai scudo, perfetto. Inizia il boss fight contro il maestro incubo che si è appena risvegliato. E via. Io direi di affrontarlo con... Bene, anche lui, sì. Ok. Battiamo questo punto. Poi andremo all'altro. Via, 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 scappiamo ovviamente. Continuiamo con l'attacco contro quest'altra tentacolo. Allora, per abbattere al meglio il maestro incubo, ovviamente dobbiamo distruggere tutti i tentacoli che abbiamo, che lui ha a disposizione. E poi andare a affrontare. Ulti subito, ovviamente. Poi morso e continua l'attacco. Vai, bam. Perfetto. Continuiamo l'avanzata. Perfetto. Vai, vai col danno. Spacchiamolo questo maestro incubo, raga. Devastiamolo. Vai, 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 vai. Via, 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 abbiamo schivato tutti, perché se no ammazza. Ok, bam. E vai. Ulti subito. Andare a togliere un bel po' di vita. E poi concludiamo. Ancora con i tentacoloni. Ok, perfetto. Schivare tutto. Perfetto, perfetto. Altri tentacoloni. Bene. Anche un po' con la nostra Scarlet bisogna attaccarlo. Mica solo con il nostro lupacchiotto, eh. Abbiamo detto prima che Scarlet è anche più forte, quindi. Perfetto, vai. Prima pigna. Seconda pigna. Molto bene, molto bene. Ultimo status. Ok, continuiamo ad attaccarlo. Mannaggia. Trasformazione. Bam.
Siamo deceduti. Gli sono rimasto veramente pochissimo a lui. Dobbiamo battere l'ultimo. Ok, vai. Carichiamo il morso. Andiamo di ulti. E vediamo se abbiamo ucciso. Bam. E portiamo a casa l'incubo 9 con la nostra Scarlet, ragazzi. Vediamo quanto punteggio abbiamo fatto. Comunque, questo è Scarlet. Questo è Ravenswatch. Ovviamente arriveranno altri capitoli. E ovviamente arriveranno altri video con altri personaggi. Li voglio affrontare tutti, ovviamente. Con l'incubo 9. 391, incubo 9, 25 minuti di gioco. Ci ho messo pure anche tanto, perché abbiamo messo tipo 3-4 stati del boss. Potevamo farlo anche solamente con due stati tecnicamente, però non è facile. Dovevamo potenziarci un po' di più sicuramente. Avanti con il nostro Scarlet. Ovviamente ci vedremo, ragazzoni, con un altro video, con un altro personaggio. E è stato un piacere giocarlo con voi, Scarlet. E ci vediamo in un nuovo video, ragazzoni. Bacione.